dovuto al fatto che ci siamo dimenticati come si montano i microfoni, ragazzi. Per è colpa nostra. Tua, per colpa tua. È colpa mia? Sì. È colpa mia, è sempre colpa mia, è sempre colpa mia. Sabato 10 ottobre 2020, ragazzi, benvenuti. La diretta di Brasso di 90 riparte dagli studi di Brown the Rocks. Allora, finalmente siamo di nuovo in compagnia con le dovute giuste regole Covid. Siamo di nuovo in compagnia sia di voi che ci state ascoltando da casa e ci mandate messaggi al 349-192-7726, che di qualcun altro che finalmente è riuscito a venirci a trovare. Cosa voglio dire? Voglio dire che oggi abbiamo degli ospiti. Abbiamo degli ospiti che sono un po' di tutte le età, se vogliamo guardare. Sono un po' di tutte le età. C'è la stragrande maggioranza femminile. Io vado in ordine sparso. Sono Viviana, Simona. E poi ci sono due piccolini, uno si chiama Federico, l'altro si chiama Lorenzo e infine c'è Giovanna. E appunto, dopo svariate telefonate, e noi siamo stati contattati da loro sulla nostra pagina Facebook Brasso i 90, e dopo svariate telefonate ci siamo conosciuti, abbiamo avuto modo di stabilire questa data e alla fine ce l'abbiamo fatta. Con le dovute giuste cautele e misure anti-Covid, finalmente sono qui con noi e si gusteranno la puntata del sabato 10 ottobre 2020. Sara, vuoi dire qualcosa che mi guardi così male, così seria? No, perché parli, cioè qui vogliamo ascoltare della musica. Allora andiamo con la musica, andiamo con il primo pezzo di quest'oggi. Sì, andiamo col primo pezzo. Andiamo con il primo pezzo, andiamo con un pezzo, come dire, 1998, se non vado errato, se la memoria non mi inganna. Questo brano è Freestyler, nell'edizione, in quale edizione? In quella di Brasso di 90. Andiamo col pezzo. Freestyler. Boom Funk MC's con Freestyler 1998. Oh ragazzi, questo qui un pezzo one shot one kill. Cosa significa? Significa che i Boom Funk MC's hanno fatto solo ed esclusivamente questo pezzo. Vabbè, niente, comunque voglio dire, enorme è successo. È stato sufficiente. Assolutamente. Cioè, grande pezzo, cioè che ascoltiamo ancora, cioè tuttora, nonostante, cioè siano passati quanti anni? 22, sì, 98, mamma mia. Sono ancora anche bravo in matematica, mamma mia, 22, io il 98 come me lo ricordo bene. Tu sì, perché tu hai 86 anni, quindi è chiaro che te lo ricordi. Esatto, ma non togliamo spazio alla musica, ragazzi. Qui si va nel 1991 con questo pezzo straordinario. Non si va nel 91?
È la base? Ah, bene, la base, è solo la base. Perfetto, è solo la base quella di How G. Quindi non lo so che cosa ci ascoltiamo adesso. Vediamo un attimino che cosa ci ascoltiamo adesso. Adesso ci ascoltiamo il prossimo pezzo, il secondo della puntata di sabato 10 ottobre 2020. Marco Ceo non la sa, Marco Ceo non la sa, non lo so perché tutto sa, Marco Ceo non la sa. È tutto un'incognita quest'oggi, ragazzi. È tutto un'incognita. Andiamo con questo? E ci se se o oh. 1991 in Farmer. In Farmer, you know say that I'm a stormy I go blam. I like you bum bum damn. Take the man that says that I'm a stormy stand somewhere down the lane. I like you bum bum damn. In Farmer, you know say that I'm a stormy I go blam. I like you bum bum damn. Take the man that says that I'm a stormy stand somewhere down the lane. I like you bum bum damn. These are the men who come in and they blow down my door. Rainy car pass through my window, so they put me in the back of the car at the station. From that point on, I reached my destination. Where the destination region out of east attention. Where the look down my pants, look up my bottom. So Informer, you know, say that I'm a snowman, I go glam. I like it, boom, boom, damn. Take the man that say that I'm a snowman, stop somewhere down the lane. I like it, boom, boom, damn. Informer, you know, say that I'm a snowman, I go glam. I like it, boom, boom, damn. Take the man that say that I'm a snowman, stop somewhere down the lane. We keep on bum dancing. Big all the mother think they have more power. They on the phone, Mr. Dead Pwana Wam. If I want to use it once and now me call me lover. Lover who be calling on the one tell me. I'm me lover in my heart down to my belly. Yes, and I'm a stomach, I be cool and deadly. It's the one MC Shine and the one that is slow. Together we all have a Mr. Tornado. Informer, you know, say that I'm a stomach, I go glam. I like keep on bum dancing. Take the man that say, say that I'm a stomach, start somewhere down the lane. I like keep on bum dancing. Informer, you know, say that I'm a stormy, I go glam. I like it, boom, boom, damn. Take the man that say, say that I'm a stormy, stop somewhere down the lane. I like it, boom, boom, damn. So listen for me, you better listen for me now. Listen for me, you better listen for me now. Bring me the rubber, the microphone, the phone, the rock and stay. You say that I'm a stormy, I the art to cut down. But I'm not in and I have the dance. I mean, say where you come from. People them say you come from Jamaica. But me born and raised in Connecticut, don't know what you know. Pure black people, man, is all I'm on. Yeah, my shoes are empty, rapping, and my toes just a show. When me a ball and other one, you're on so. So Informer, you know, say that I'm a stormy, I go glam. I like it, boom, boom, damn. Take the man that say, say that I'm a stormy, stop somewhere down the lane. I like it, boom, boom, damn. Informer, you know, say that I'm a stormy, I go glam. I like it, boom, boom, damn. Take the man that say, say that I'm a stormy, stop somewhere down the lane. I like it, boom, boom, damn. Come with a nice young lady. Intelligent, yes, she jungle in Ari. Everywhere me go, me never left for a tally. You say that it's no me, I the rum dance man. Rum it in a dance, I in a nation. You never know, say that I'm a stormy, I the boom shaka. Tell me never lay you down flat and now I'm can't board dogs. You say that I'm a stormy, I go region at the top. So Informer, you know, say that I'm a stormy, I go blam. I like it, boom, boom, damn. Take the man that say, say that I'm a stormy, stop somewhere down the lane. I like it, boom, boom, damn. Informer, you know, say that I'm a stormy, I go blam. I like it, boom, boom, damn. Take the man that say, say that I'm a stormy, stop somewhere down the lane. I like it, boom, boom, damn. Ma lo sapete chi è il cantante di questo brano? Io no. Tu no? Beh, io sì. Allora, il cantante di questo brano, sì, tradotto Snow. Snow, che vuol dire? Neve. Neve, bravissimo. La mia conoscenza dell'inglese rasenta. Mamma mia, quante ne sai, quante ne sai. Allora, Snow, pseudonimo di Darry O'Brien, sì, nato a Toronto il 30 ottobre 1969. Allora, il buon Darring è un musicista, un cantante canadese di musica, come abbiamo appena ascoltato, pop rap. E appunto questo singolo, Informer, ha debuttato nel 1992, ebbe un successo inaspettato, raggiungendo tra i diversi risultati la prima posizione della classifica dei singoli statunitense e in gran parte degli stati europei. Lo sapevi, Marco Ceo? No, non lo sapevo, no, non lo sapevo, assolutamente, non lo sapevo. Io mi ricordo di aver riso un sacco su questa canzone,
perché io invece mi ricordo la, come dire, la parodia del grande leone del di Lerna. Del grande leone di Lerna che cantava Ho fame, che esatto. cantava Ho fame, meraviglioso. Esatto. È questo il ricordo di questa canzone. Anche, c'è anche un ricordo di me giovanissimo quando andavo in discoteca e chiedevo questa canzone senza chiamarla Informer, ma bensì Infame. Infame, infame, esatto. E il DJ ti guardava malissimo, tra l'altro, cioè, esatto, perché comunque andavo, gli urlavi contro Infame. Andavo dal DJ e dicevo mi metti Infame per cortesia, e il DJ mi guardava sempre, mi guardava sempre male. Mi bravo, bravo. Allora ragazzi, l'appuntamento dance di sabato 10 ottobre 2020 con un po' di ospiti che più tardi faremo parlare, per adesso ci stanno guardando e stanno facendo un sacco di fotografie, quindi stiamo diventando anche noi social. Noi siamo già social perché siamo su Facebook con la nostra pagina Bra sui 90, quindi mi raccomando cercateci, e cercateci anche in questo senso, nel senso tramite la pagina chiedeteci di venire a fare un giro in radio. Che ne dici, Sara? Ma certo, assolutamente sì. Poi tra l'altro, se gli ospiti sono simpatici come i nostri di oggi, ma sì, ben venga. Simpatici, educati, piccolini, perché ci sono anche dei bimbi, sì, piccolini che ci abbiamo, stanno, abbiamo dei mini ospiti qui. Dei mini ospiti, perché bisogna indottrinare con la radio i piccoli già dall'inizio, già da piccoli bisogna essere, esatto, bambini. Però non imparate da Marco Ceo, mi raccomando, non fate come lui. E invece noi dobbiamo imparare da quelli del prossimo pezzo di quest'oggi, ragazzi, che erano fratelli, erano, sono fratelli, ma come dire, mio fratello è figlio unico, unico. Si incolla molto sulla definizione di questi due fratelli inglesi. Loro sono gli Oasis con Wonderwall, e andiamo nel 1994. Questa è Bra sui 90. Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. I'm sure you've heard it all before, but you never really had a doubt. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. And all the roads we have to walk are winding, and all the lights that lead us there are blinding.
Wonderwall 1995, gli Oasis, nella formazione originale Noel e Liam Gallagher. Yes, ci sta molto anche mio fratello e figlio unico, quando si parla degli Oasis, vero Sara? Beh, mamma mia, i fratelli Gallagher, che coppia, come diremmo dalle nostre parti, che cubia. Anche perché Liam Gallagher ha rilasciato una dichiarazione, ma di recente, solo un paio d'anni fa, dicendo che il suo legame di sangue con il fratello è lo stesso che lui ha con la pasta alla carbonara, quindi... Beh, mamma mia, quanto affetto, quanto affetto. Lascio a voi che ci state ascoltando tutti i commenti del caso, perché è veramente una roba incredibile da dire. Però questo pezzo del 1994 ha consacrato gli Oasis al successo mondiale, assolutamente. Assolutamente loro, sì. Loro erano partiti qualche anno prima, sempre con questo genere che un po', se vogliamo, ricorda assolutamente i Beatles, e hanno venduto 1 milione di copie con il loro album d'esordio. Quindi voglio dire, hanno fatto dei numeri straordinari per poi purtroppo abbandonarsi a quelle che erano le loro liti, che sono perdurate per tutto il loro tempo di connubio insieme, per tutta la loro carriera artistica quando erano insieme. Questo album è una loro dichiarazione. Questo album e questo pezzo che ci siamo appena ascoltati è dedicato assolutamente a George Harrison dei Beatles. Mi è uscito un po' alla calabrese, eh? George Harrison, come quella hacca, quella caspirata, esatto. Alla calabrese, la pasta con le melanzane, così. George Harrison era dedicato a George Harrison questo brano, assolutamente, perché ha fatto parte della loro, come dire, della loro struttura e della loro cultura musicale. Quindi noi salutiamo Liam e Noel Gallagher, che sono sicuramente in due posti. Simpaticoni, tra l'altro, proprio grande simpatia. Facevano anche Fight Club tra di loro, ti ricordi? Uscita la notizia che comunque, come dire, avessero avuto modo anche di scambiare non solo delle opinioni ma anche qualcosa di più. E noi li salutiamo, ragazzi. L'appuntamento con gli anni 90 di Brasso di 90 continua fino alle 17:30. La voce che sentite è quella di Marco, coadiuvato alla parte tecnica e non solo, anche in veste di disturbatrice, da Sara. Oggi con noi un po' di ospiti, quindi mi raccomando, se volete anche voi fare un salto in quel di Via Gallina, negli studi di Bra on the Rocks, non dovete fare altro che contattarci sulla nostra pagina Facebook, giusto Sara? Giusto, sì, stai dicendo delle cose sensate, incredibilmente. Bene, grazie mille. Adesso andiamo, diamo spazio alla musica, ci ascoltiamo un pezzo straordinario sempre dagli anni 90, questo si chiama Sweet Harmony. Siete con Brasso di 90, il live anni 90 del sabato pomeriggio di Radio Bar on the Rocks. Running out, let there be no doubt, we should sort.
let's come together right now. Oh yeah, in sweet harmony, let's come together right now. Oh yeah, in sweet harmony, let's come together. Harmony 1994. Intanto arriva un messaggio al 349 192 7726. Ci scrive Paolo che ci dice: su questo brano il mio primo bacio. Romanticone il nostro amico Paolo, eh? Romanticone, grazie per ascoltarci, resta con noi fino alle 17.30 in live Dance e non solo, anni 90 di Radio Brown The Rocks con voi. La voce che sentite è quella di Marco, coadiuvata alla parte tecnica, alla parte social, alla parte disturbatrice Sara che intanto continua a farsi bellamente selfie dirette, ragazzi, una no, roba. Allora io non mi sto facendo nessun selfie. Cosa era stai una facendo? Diretta, cioè la diretta nella diretta. Cioè, ma tu che ne sai? Ma cosa ne puoi sapere di queste cose? Una diretta nella diretta. Ho mal di testa io. Sì, sto anche inquadrando i nostri sì? Ospiti. Bene, fai benissimo a inquadrare i nostri ospiti. Che dopo essersi sottoposti, lo dico perché è importante, dopo essersi sottoposti alle regole anti-Covid e non prima di averci contattato sulla nostra pagina Facebook Brasso i 90, sono riusciti a fare un salto qui da noi. Finalmente siamo quindi in compagnia e non sono più da solo con Sara, perché ragazzi, restare da solo con Sara è veramente una roba impressionante. Sì, bravo, parla. Anche perché Sara cosa c'entra con me? Come può c'entrare con me? Io mi pento di averla. Ma niente, proprio niente. Niente, guarda, ma lo dico veramente con grande orgoglio. Io mi pento di averla chiamata qui quest'oggi. Mi pento e mi dolgo. Con tutto il cuore di aver peccato a chiamare Sara Saglietti invece di lasciarla a quelli che lo stile, la sua trasmissione che potete ascoltare tutti i giovedì. Giusto, Sara? Che possono ascoltarti tutti i giovedì? Ah, scusa, stavo facendo un discorso di diretta, ero un attimo distratta. Sì, ma che giovedì? Ma cosa venerdì, stai dicendo? Venerdì. Cioè, ma non sei nemmeno quando vado in onda. Ma forse un bene, cioè, forse un bene, perché... Quindi vuol dire, cioè, amiche da casa, vuol dire che Marco Ceo non ascolta quelli che lo stile. Non è vero, ti ascolto sempre e tu lo sai. Ti ascolto sempre e tu lo sai. Quindi cancella e riavvolgi. Erase and Rewind, il prossimo pezzo. Erase and Rewind. Loro sono i Cardigans, questa è Brasso i 90. Yeah, I've said it's fine.
1999, i Cardigans, Erase and Rewind. Ma che bello è sto pezzo, posso dire? Che bello è sto pezzo, 21 anni di canzone, sempre attualissima. Tra l'altro questa canzone è usata per un sacco di colonne sonore, e questa canzone, tratta dal loro primo album, li ha portati alla ribalta mondiale, ragazzi. Quindi questo pezzo è bellissimo. Che ore sono? Le 16, aspetta che ho posato l'orologio. Dove ho messo l'orologio? Le 16:37 in questo istante, quindi ancora praticamente più di un'ora, anzi quasi un'ora insieme. La diretta di Brass Rui 90 continua con Sara, che sta continuando anch'essa, invece di concentrarsi sulla conduzione della nostra trasmissione, si concentra sulle dirette Facebook. Allora, io faccio tutto comunque una situazione di promozione, sì? Social, perché comunque voglio dire, cioè dobbiamo promuovere la nostra, il nostro programma sui canali social. Ma cosa ne sai tu? Ma cosa te lo spiego a fare? No, ma difatti non spiegarmelo. Io mi arrabbio con te, perché è giusto. Perché io mi arrabbio? Perché tu dici in diretta che io non ti ascolto, quando proprio oggi, aprendo la pagina Instagram, mi arriva una richiesta di amicizia. Vado a vedere chi è, Sara Sagliese. Guarda, non, molto bene, noi ci conosciamo parecchio, io la seguo da una vita e non mi segui. Vabbè, ma non, guarda, mi sono resa conto oggi di non seguirti. E quindi ho detto, oh mio Dio, MCEO77, segui. Esatto. Pulsante, segui. Anche perché quella, cioè Instagram, è la l'unica piattaforma social dove sono veramente bravo, dove mi so muovere. Lì sì. Mi so muovere, su Facebook piuttosto che sono... Allora, amiche da casa, io vi devo dire, il buon Marco Ceo pubblica dei contenuti sensibili. Quindi voglio dire, se avete un po' lo stomaco delicato, non seguitelo. Perché non è... comunque ama pubblicare un sacco di foto sue. È veramente molto, molto hot. Non è... Ah beh, certo, io sono... ho anche il fisico adatto, ho il physique du rôle per quanto riguarda questo ambito. Il physique du rôle, come hanno i Subsonica. Perché ci siamo accorti che nella nostra stagione, in questa stagione e in quelle precedenti, non avevamo ancora passato brani dei Subsonica, che negli anni 90 sono usciti alla ribalta, sono arrivati all'importanza italiana e non solo. Sara, vuoi dire qualcosa? No, cioè ho dovuto insistere, cioè amiche da casa, io ho dovuto insistere per farmi mettere il Subsonica. Il Subsonica, cioè tra l'altro una band torinese. Tra l'altro una band torinese che non abbiamo mai passato prima, quindi lo facciamo adesso. Ci ascoltiamo questo brano dal loro album Radio Estensioni. Loro sono i Subsonica, 1997. Questa è Brass Rui 90. Risveglio il mio cuore letargico, smarrito in un sonno dal pigro. Contorno una radiofrequenza, la oscilla per me. Infido dell'etere plastico, forse piloto un destino romantico. Cerco un libero approccio ad un libero attracco. Una libera radio fa parte di me. Radio e sensori conducono e magneticamente azioni. Radio e sensori riattivano inconsapevoli propulsioni. Radio e sensori conducono e magneticamente azioni. Forse perché radio e sensori riattivano inconsapevoli propulsioni. Radio e sensori contagiano e con libere informazioni. Anche perché radio e sensori si nutrono con autentiche pulsazioni.
notte poi riscaldano il giorno, ritrovo un contorno che saturo, prendo e degno di me. Radio e stazioni conducono le magneticamente azioni, forse perché radio e stazioni riattivano inconsapevoli propulsioni. Radio e stazioni contagiano e con libere informazioni, anche perché radio e stazioni ci nutrono con autentiche pulsazioni. Sonica 1997, Radio Estensioni. Questo è l'album in cui c'era anche Discoteca Labirinto, eh? Mi viene in mente adesso. Tra l'altro, onestamente pensavo fossero sulla scena italiana da prima, invece sono usciti soltanto, tra virgolette, nel 1997. 1996, ti correggo, Marco, 1997 è l'anno di pubblicazione di, appunto, di questo album. Mi corregge Sara, che è preparatissima sui Subsonica, sì. Quindi ragazzi, annuncio Sara Saglietti, perché insomma, Sara Saglietti. Intanto forse è arrivato anche, ecco, il... Ecco, magari sulle manissa, un applauso. Il nostro pubblico? Vediamo un po'. Grazie. Tra l'altro, comunque volevo sottolineare che noi abbiamo un applauso in diretta dai nostri ospiti. Che è la cosa più bella del mondo. Meraviglioso. È cioè, meraviglioso. Oggi veramente mi sento Raffaella Carrà, guarda, mi sento veramente Milly Carlucci, mi sento come Pippo Baudo sul palco dell'Ariston. Ce l'hai, hai più Pippo Baudo, così allora, 3-2, per dire, rispetto a tutto il resto. Più Iva Zanicchi, guarda, ok, il prezzo è giusto. Grande Iva Zanicchi. 100. 100, basta, fermate 100. Quella donna, bisogna sparare per fermarla, bisogna sparargli per fermarla. A proposito, Iva Zanicchi, anni 80, dopo di noi in onda il programma di Mario Carbonaro, Turbo 80, subito dopo di noi, qualche minuto dopo di noi, lui è già di là negli studi che si sta preparando. Intanto noi andiamo avanti con la puntata anni 90, sempre dance, ma non solo da questa stagione, la diretta di Radio Brown The Rocks sugli anni 90 fino alle 17.30 con Marco, Sara, con voi in diretta live. Allora, intanto, sotto questo pezzo straordinario con la base di In This World di Moby, noi andiamo avanti e parliamo un po' dei Subsonica, Sara. I Subsonica, allora, tu sai da dove deriva il nome Subsonica? Perché no. Nasce questo nome Subsonica? No. Allora, il nome dei nostri sabaudi Subsonica è la crasi di due nomi, Subacqueo e Sonica. Ah, ok. Samuel propose Sonica come una canzone dei Marlene Kunz, mentre Max propose Subacqueo, titolo di una canzone che aveva scritto con gli Africa Unite, perché Max Casacci suonava negli Africa Unite, ricordi? Sì, esatto. E quindi praticamente, ovviamente, arriva sempre una donna a risolvere le cose. Assolutamente. Quindi sì. La ragazza, la fidanzata di Max, pensò di unire i due nomi creando così la parola Subsonica. E noi li salutiamo, dal 1997 ci siamo ascoltati il precedente pezzo tratto dal loro primo album. Adesso andiamo con un altro pezzo straordinario che ha fatto la storia della musica degli anni 90 e non solo. Loro sono i Depeche Mode con Enjoy the Silence. Questa è Brasui 90. Thank you.
be broken. Feelings untense, words are trivial. Pleasures remain, so does the pain. Words are meaningless and forgettable. All ever wanted, all ever needed is here in my arms. Words are very unnecessary. They can only do harm. Enjoy the Silence, Depeche Mode. Mamma mia, che pezzo questo! Che pezzo questo! So che tu, Sara, ti sei preparata qualcosa sui Depeche, vero? Eh beh, sì, assolutamente sì. Allora, intanto, Enjoy the Silence, singolo pubblicato il 5 febbraio 1990, secondo estratto del settimo album in studio. Violator o Violator, come si pronuncia, Marco? Sì, io, tu che ne sai? Credo Violator. Violator. Assolutamente. Io poi di inglese, ragazzi, c'ho una laurea e un master. Cioè, ma proprio lui è madrelingua, madrelingua. Cioè, un inglese. Master nel senso quello degli anni Ottanta, gli action figure, i master, quelli lì c'ho. Ebbene, comunque, con questo brano il gruppo vinse nel 1991 i Brit Award nella categoria miglior singolo britannico. Ah, wow, wow. Ma non hanno fatto mica solo questo. Beh, mamma mia, ne hanno fatti molti, 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 molti altri. Loro sono fantastici con queste sonorità in psichedelia. Prego, scusami. Per la rubrica Forse non tutti sanno che i Depeche Mode sono un gruppo musicale britannico formatosi a Londra, pensate bene, nel 1980. Ma sai che io i Depeche li pensavo più giovani. Anche li pensavo io. Più giovani, perché comunque dalle sonorità, cioè, uno si aspetta comunque che siano più recenti, perché avevano veramente delle sonorità molto 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 all'avanguardia. Vedi cosa vuol dire essere dei precursori dei tempi e avere un successo così grande come hanno i Depeche Mode? Assolutamente, insomma, assolutamente sì. E tra l'altro oltre 100 milioni di dischi venduti in tutto il mondo. E te, cioè, credo. E te amiche da casa. dove vai, ci sono i Depeche Mode che passano. Se vuoi, sì, sai, se vuoi creare quell'ambientazione un po' particolare, magari al primo appuntamento che hai con una ragazza o quello che è, secondo me ci sono due gruppi, un solista e un gruppo che puoi mettere. Il gruppo sono i Depeche. Il solista per me è David Bowie tutta la vita. Per me è Julio Iglesias. Ma dai, io sono... Pensami tanto tanto intensamente con il corpo e con la mente. Ragazzi, siete sempre sul Brasso di 90. Stiamo, come dire, stiamo trascendendo un attimino. Torniamo nel seminato con il prossimo pezzo di quest'oggi. Vediamo che cosa ci ascoltiamo. Oggi abbiamo una puntata così, una puntata con musica a sorpresa. Ci ascoltiamo uno dei pezzi che ha fatto la storia dei Blur. Siamo nel 1997. Questa è Girls and Boys. Loro sono i Blur. Questa tra sui 90.
1994, Girls and Boys, il pezzo che ha consacrato questa band al grande successo, al successo mondiale. Piacciono i Blur, Sara? Mamma mia, mi piacciono tantissimo. E questo brano, a proposito appunto dei sabati sera degli anni 90, cosa facevamo negli anni 90, io questo brano lo ballavo al Macabre, alle Macabre, questo i Blur si ballavano tantissimo. Noi con la scusa di avere gli ospiti e di chiacchierare con loro durante il passaggio dei pezzi, perché da questa stagione abbiamo deciso di dare più spazio alla musica rispetto che alle parole, le parole le facciamo in separata serie con gli ospiti, non stiamo trattando l'argomento di quest'oggi, che era quello dei locali anni 90, no? Che sono passati tra virgolette nei cassetti della nostra memoria. Sì. Abbiamo il Macabre che hai citato tu, poi abbiamo il Mackie, poi con i nostri ospiti stavamo parlando di quelli che erano i locali anche fuori dalla nostra città. Sì, assolutamente. Tipo, sì. Tipo l'XL piuttosto che il Kilt, ecco, tra l'altro io al Kilt ero entrato una volta sola nella vita ed ero veramente ragazzino, pesante, ero entrato una domenica pomeriggio a bere una Coca-Cola con il mio amico Ale, io, lui e basta. Ok. E ci avevano guardato tutti come se fossimo, non so, degli alieni, perché era un locale più da grandi. Assolutamente, assolutamente, clientela molto più grande, come poteva essere per esempio, non lo so, il Charlie era già più una clientela vicina alla nostra età, mia e tua, Sara. Mm-hmm. All'epoca non me lo ricordo il Charlie, sai che come ti ho detto la volta scorsa, questo famoso Charlie non me lo ricordo. Ma perché invece... ero ragazzetta in quel periodo lì, ero ancora ragazzetta e me ne stavo al paesello. Invece il famoso Jason Kay non è rimasto al suo paesello e ha deciso di diventare uno tra i cantanti funky più famosi al mondo. Adesso si fa chiamare Jamiroquai, ce l'ascoltiamo dal 1997, ci ascoltiamo Jamiroquai con Cosmic Girl, questa è Brasso i 90. I'm not gonna die and go to heaven, 'cause that was called a pastor level.
Girl, Jamiroquai, il mio artista preferito e anche quello di Sara, sono sicuro che lo sia, sono sicuro che Sara tu apprezzi molto Jamiroquai, vero? No, non è vero. Ma lui è collezionista di Ferrari, lui ti porta in giro sulla sua Ferrari, lui è un personaggio molto particolare sicuramente, però molto particolare, uno tra i più grandi cantanti secondo me che abbiamo ultimamente non sta più uscendo nulla di nuovo di Jamiroquai, questo un po' mi dispiace perché sono molto che peccato. Vabbè ragazzi, ma si può interagire radiofonicamente con voi che ci state ascoltando da casa, piuttosto che da lavoro, piuttosto che da dove siete? Non lo so, ditecelo al 349-192-7726. Io posso avere a che fare con una persona così difficile che tutto quello che dico me lo contesta e oltretutto mi maltratta anche? Ma sì, ma perché io sono uno stoico ragazzi, io ho le spalle larghe, veramente le spalle larghe e non c'è nessun problema. Uno stoico. Sì, brava. Hanno capito anche da casa. Quindi, sì. Se avete capito, le amiche da casa stanno chiamando Amnesty International, guarda. hashtag salviamo Marco Ceo. che tristezza, ragazzi. Che tristezza. Invece il pezzo che sta entrando sotto non mi dà assolutamente tristezza, ma mi ricorda il 1998. L'anno di uscita di questo brano dei Daft Punk, Around the World. Questa è Brasso i 90. We'll be right back.
Around the World 1997, tratto dall'album Homework, quello dei Daft Punk, uno dei miei gruppi preferiti. A te Sara non lo chiedo più se ti piacciono o meno. Allora, i Daft Punk a me piacciono tantissimo, proprio li amo, e mi sono anche preparata sui Daft Punk. Vuoi darci piacciono. Due notizie? Sì. Allora, un duo musicale francese formatosi nel 1987. Ah. I Daft Punk sono uno degli esempi più significativi di ogni tempo nell'ambito della musica elettronica, sia per quanto riguarda il volume di vendite, sia per il responso della critica. Il nome del duo deriva da una recensione del primo lavoro, diciamo del gruppo in cui loro lavoravano. Questo gruppo si chiamava i Darling. E comunque questa recensione, apparsa sulla rivista britannica Melody Maker, li definiva un gruppetto di stupidi teppisti, Daft Punk Trash. Quindi da lì Daft Punk Trash. Esatto, e sei a conoscenza della leggenda che vuole che loro abbiano avuto dei problemi in studio durante la registrazione di uno dei loro album, siano successe delle cose inerenti alle attrezzature che stavano usando in quel momento, e quindi abbiano deciso da lì in poi, dopo questo problema, di indossare sempre i caschi e di non farsi mai vedere. Esatto. Sì, perché voglio dire, chi sono? Chi sono i Daft Punk? Esatto, non si sa chi siano i Daft Punk. Se lo sapete, ditecelo al 349-192-7726. Adesso andiamo con un pezzo degli R.E.M. che ha fatto la storia della musica pop degli anni 90, Losing My Religion. Siamo nel 1992. Loro sono i R.E.M. Questa è Brass sui 90. Just a dream. Why you that was just a dream. That's
1991, R.E.M., Losing My Religion. Letteralmente perdere la ragione. Vuol dire questo, io non lo sapevo, mi sono documentato un po' su questo titolo di questa canzone. Io loro li adoro, però non mi ero mai spinto più in là nel conoscere il titolo di questa canzone, che rappresenta anche un po' la mia formazione musicale. Letteralmente Michael Stipe ha detto di essersi ispirato a Every Break You Take dei Police per la realizzazione di questa canzone straordinaria del 1991 che vi siete ascoltati a Bra sui 90. La diretta Dance Floor e non solo del sabato pomeriggio, condotta da Marco, con la partecipazione e anche il disturbo, ma non solo, non è vero, non solo, anche l'aiuto, il grande aiuto di Sara. Di Sara, ecco, esatto, eccola, cioè sempre eccola, comunque eccola. È Sara la disturbatrice. Per forza. Ma la grande mano che ti do, ma la grande mano che assolutamente. Ti do. Ma solo nei social, ragazzi, per il resto è veramente un gattino di basalto. Vabbè, bene, siamo in fascia protetta, sono un gatto, solo le 10. Un gatto di marmo, cioè mi stai dando del gatto di marmo. No, cioè, no, ma questa no, è veramente è vero, una roba di un brutto, sai, hai detto una cosa di un brutto. Non mi permetterei mai, cioè, non mi permetterei. Adesso faccio mai. Come Ezio Greggia, Striscia la Notizia, che prende il nome e se ne va. Basta, me ne vado. No, non te ne andare, anche perché resta ancora una mezz'oretta da passare insieme in diretta con il Dance Floor del sabato pomeriggio. Quindi andiamo con il prossimo pezzo sotto, abbiamo Pump Up the Jam. No, è la base, solo ed esclusivamente la base, ragazzi, non vi sbagliate, è la base, mentre parlo è Pump Up the Jam, mentre invece abbiamo il prossimo pezzo, che è uno dei preferiti, oggi ragazzi, solo pezzi preferiti da Sara, ci ascoltiamo Freddie Mercury nella versione solo con Living on My Own, remix. Intanto Sara è andata via. Il prossimo pezzo, vai col mix, questa è Bra sui 90. '93, Living on My Own, nella versione remix di Giorgio Moroder, il grandissimo DJ che ha remixato questo pezzo qualche tempo prima, quando
prima dell'uscita, qualche tempo prima dell'uscita, e ha consacrato questa canzone, che nella versione originale non aveva avuto granché successo, all'ascolto di tutto il mondo. Ma che strano, guarda, ma che strano. Ma è un così bel brano. Ho chiesto il tuo parere, Sara, giusto così per dire. No, ma no, io sono una disturbatrice, però, in quanto tale disturbo. Però ti sei sentita libera di dare il tuo parere, come si sono sentiti liberi di dare il loro parere al 349-192-7726 in questo caso. In questo caso ce lo dà Giuseppe, che ci scrive: grazie per la compagnia che ci fate tutti, che mi fate tutti i sabati. Bella la versione in tre. Bella la versione in tre. Bella la versione in tre. In fascia protetta sembra un po' una frase, come dire, da. Esatto. Molto bene, ma noi, ma noi salutiamo. Sei veramente malizioso. Marco maliziosissimo, Ceo. Maliziosissimo. Ma cosa stai pensando? Cosa stavi pensando? Salutiamo Giuseppe, grazie per l'ascolto. Resta con noi sempre tutti i sabati. E se ti perdi qualche sabato, fatelo a riascoltare sui nostri podcast, giusto? E su tutte le piattaforme dove noi siamo presenti. Dove noi siamo presenti, quindi su Spreaker, su Spotify, dalla nuova, nuovissima, mirabolante, supersonica app Radio Brown The Rocks. Esatto, che magari potrebbe ancora avere qualche problemino, che però sono in via di risoluzione, mi raccomando ragazzi, quindi non abbandonateci, perché sono in via di risoluzione, perché abbiamo avuto qualche riscontro sul fattore che magari non giri, magari si fermi, piuttosto che, però ragazzi, state tranquilli, stiamo mettendo a posto tutto quanto, e se avete ancora quella precedente, la prima che abbiamo fatto uscire, quella gira ancora da Dio, ok? Era giusto dirlo, perché succede a volte che ci facciano qualche lamentela. Adesso si corre nel 1999, ci ascoltiamo un pezzo di un altro gruppo tra i miei preferiti, loro sono i Chemical Brothers con Hey Boy, Hey Girl. Questa è Brasso i 90, l'appuntamento di sabato 10 ottobre 2020. Hey.
Hey Boy, Hey Girl, 1999, loro sono i Chemical Brothers, uno dei miei gruppi preferiti. Ragazzi, oggi la playlist me la sono cucita addosso con un sacco di gruppi preferiti, un sacco di musica, un sacco di cose, e tra l'altro anche un sacco di gente che passa davanti alla radio. È fighissimo. Il passeggio del sabato pomeriggio, sabato 10 ottobre 2020, è pregno di gente che si ferma, ci guarda, ci sorride e se ne va. No, allora sorride a me, a te guarda malissimo. Grazie. A me sorride, saluta le nostre ospiti, manda... e i nostri piccoli ospiti. Esatto, manda baci. Oggi con noi in studio. Esatto. Ma vogliamo parlare del video di questa canzone che ci siamo appena ascoltati? Ma parliamone, Marco, ma parliamone. Il video è una psichedelia incredibile, questo video qua, dove dal punto di vista del protagonista si vive una serata dove tutto attorno al protagonista, le persone sono in realtà degli scheletri, in particolar modo anche nella discoteca dove lui entra a ballare, dove vede ogni persona come uno scheletro, anche nel bagno, In atteggiamenti così, diciamo così, intimi, anche in atteggiamenti intimi, lui vede solo degli scheletri. Marco Ceo, che cosa facevano quei due scheletri nel bagno? Non si può dire perché siamo in fascia protetta, diciamo che si stavano unendo, si stavano scambiando le ossa. Si scambiavano le ossa all'interno dei bagni. Fighissimo il video, fighissimo questo pezzo che ci siamo ascoltati dal 1999. Intanto il dance floor del sabato pomeriggio continua live dagli studi di Radio Brown The Rocks con Brasso di 90, quindi restate con noi, mandate messaggi al 349-192-7726. Adesso ci ascoltiamo il prossimo pezzo, che è un pezzo che ha fatto anche questo la storia degli anni 90, è Stop The Rock. Loro sono gli Apollo 440, questa è Brasso di 90. Down and dirty, baby.
what the hell, come on. Stop the Rock, Apollo 440, quello che vuol dire azzeccare un pezzo e poi scomparire dalla faccia della terra. No, non è vero, ma è vero a metà. È vero a metà perché loro hanno fatto solo questo brano tratto dal loro primo e unico album d'esordio per poi scomparire nell'oblio. Peccato, ma ci hanno lasciato veramente un brano dalle vibrazioni straordinarie. Intanto al 349-192-7726 ci arriva una correzione e ce la fa Ale e ci dice che il brano dei Chemical Brothers che ci stavamo ascoltando prima in realtà non era dal punto di vista di un uomo il video, ma bensì dal punto di vista di una donna. Hai capito? Sicuramente è così. Poi andremo a controllare. Intanto ringraziamo Ale che ci ha mandato un messaggio al 349-192-7726 che ci ascolta, che resta con noi. Noi chi siamo? Noi siamo quelli di Brassi 90, il dance floor anni 90 e non solo, dance e non solo, volevo dire, del sabato pomeriggio di Radio Brown the Rocks. La trasmissione condotta da Marco e da te, Sara. Sara. Fantastica. Sempre. Ciao, sempre. Amici da casa. Ciao. Sempre live. Sì, la signorina di quelli che lo stile ci dà una mano, ci dà un tocco di stile, come dire, un apporto di stile del sabato pomeriggio. Perché mi guardi così? E ci provo, ecco, ci provi, io non è che posso fare miracoli però, cioè, amiche da casa, potete capirmi. Per i miracoli ti stai attrezzando. Fare i miracoli. Lo so. Con me è un caso disperato, è una causa persa, tanto quanto magari con un altro, ma io sono veramente, veramente una causa persa. Allora ragazzi, andiamo, siamo quasi in linea, in dirittura di arrivo, perciò io voglio ringraziare Viviana, Giovanna, il piccolo Lorenzo, il piccolo Federico, Simona, che sono stati con noi dopo previo regole anti-Covid e ci hanno tenuto compagnia in questa puntata della nostra trasmissione di Brasso di 90. Grazie per essere stati con noi, grazie mille. Hanno deciso per questa volta di non parlare, ma io mi prendo questo impegno. Le faremo tornare quando il Covid sarà finito e sicuramente le faremo parlare. Cosa ne dici? Ma certo, assolutamente sì. Guarda, finalmente mi terranno un po' di sana compagnia e non dovrò sempre star qui a ascoltare te che parli. E magari quindi parleranno loro, non parlerai più tu e sarà la mia salvezza. Adesso andiamo con l'ultimo pezzo di quest'oggi, ragazzi. Ci ascoltiamo quello che loro sono, i 99 POS. Che altro aggiungere? Andiamo all'ascolto. Oh.
Eu sou o angelo que lagare sto gute. Eu choro em derre que lagare sto gute. Eu maravune que lagare sem CD. Nem da que eu posso que lagare sem CD. Na carne fuma carna, não é sem CD. No gira passa, passa, não é sem CD. Na voz amiga liga, não é sem CD. Nem da que eu posso que lagare sto gute. '99 POS, ragazzi, che figata. Quello che Sara se l'è ballata tutta questa. Non potevi non ballarla, vero? No, questa è meravigliosa. Tra l'altro la stavo anche cantando, salvo poi tu mi hai zittita. Mi hai detto sì, vabbè, io vorrei ascoltarla dalla voce di Meg e non sentire la tua voce da gallina. Ma per chi ci ascolta e non fosse presente, praticamente tutti quanti, la voce di Sara quando canta non è così gradevole. Quindi era meglio forse se lasciavamo loro cantare. Ma tu sai che ho anche cantato al San Carlo di Napoli. Ah, pensavo al San Carlo, quello delle patatine, il sacchetto. Bene, allora, i 99 POS, nati nel 91 nel centro sociale autogestito 99 di Napoli, famosissimi per essere una band di ragamuffin di riferimento in Italia, non solo. Altri pezzi che avremmo potuto ascoltare, ma ci siamo ascoltati questo, sono Curre Curre Guagliò, per esempio, che è inserito nella colonna sonora di Sud di Gabriele Salvatores. Noi li salutiamo, i 99 POS, come salutiamo voi che siete stati con noi come tutti i sabati dalle 16 alle 17:30, sempre in diretta, sempre dagli studi di Brown the Rocks, sempre con Brasso di 90. Ringraziamo Viviana, Giovanna, Lorenzo, Federico e Simona che sono stati con noi insieme tutti ciao quanti. Ciao ragazze, grazie di essere state con noi, ritornate a trovarci. Facciamo cambio, io cambio come il fustino del Dick Sang, no? Uno contro due, io cambio Marco Ceo con tutti gli ospiti, con tutti gli ospiti. Molto molto anni 80, difatti il programma anni 80 segue quello anni 90, quindi lasciamo spazio a Mario Carbonaro con il suo Turbo 80. Noi ci sentiamo sabato prossimo, sempre qui dai microfoni di Radio Brand Rocks, sempre con Brasso di 90, e quindi alla prossima settimana. Ciao! Ciao! Hocus Pocus. Bauchi 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 bauchi. Tra 90. La musica e i locali degli anni 90. Solo su Radio Brown the Rocks. Tesoro, ma un locale vicino per un buon aperitivo? Certo, cara.